Che cos'è un insieme a bandiera? Cominciamo col caso più semplice in R2. L'insieme si dice a bandiera se è l'insieme degli xy tali che la x è compreso tra a e b, mentre la y è compreso tra alfa di x e beta di x. Questo alfa e beta come minimo si prendono di classe C0 su AB, poi vedremo che in alcuni casi si prenderanno anche di classe C1. Ma per applicare le formule di riduzione basta, è più che sufficiente che siano di classe C0. Allora, chi è, diciamo, insieme T, quando lo andiamo a disegnare? Allora, qua ci avete, diciamo, ma questa è la funzione alfa di x, questo è il grafico di alfa di x, e questo qua è il cubo x per x. L'insieme di è questo qua. Allora, noi immaginiamo di avere T è un insieme compatto, che è chiuso e limitato. Per vai, se la singola funzione ha un massimo e un minimo, quindi in x è compreso da b, in y è compreso il massimo di e il minimo di queste due funzioni. Però, allora, supponiamo che t sia contenuto in A e poi supponiamo di avere una funzione f da A contenuto con una parte di R2 a valore in f. Allora, che cosa si intende come integrale su t di f di xy in dx di y? Questo qua per definizione è uguale all'integrale su tutto R2 di f di xy per la funzione caratteristica di t valutata in xy in dx di y. Cioè, come al solito, quando faccio l'integrale sull'insieme e, la funzione si mette f su e e 0. Ora, questo qui risulta uguale, questo appunto lo, diciamo, enunciamo senza dimostrazione, ma sostanzialmente la dimostrazione non è troppo difficile, modulo quel teorema di prima, l'integrale tra a e b dell'integrale tra alfa di x e beta di x di f di xy integrato prima in dx e poi in dx, questo si chiama integrale teorema. Questa è la formula di riduzione fondamentale, cioè sta dicendo che questo insieme qua si chiama insieme a bandiera oppure si chiama insieme normale all'asse x. Perché normale all'asse x? Perché è fatto da tanti segmentini verticali. Vedete che qua io lo posso decomporre come unione di tanti segmentini verticali. Invece orizzontalmente no, perché quando arrivo per esempio qua non sono intervalli, cioè sono, quando vado a fare intersezione su un certo livello sono più intervalli. Invece se vado in verticale, cioè normalmente rispetto all'asse x, vedete bene che questi sono, cioè, siccome alfa di x è sempre più piccolo di b di x e la y fissata x deve essere compresa tra alfa di x e beta di x. Chiaro? Allora l'idea qual è? Dice, se tu invece di fare d
direttamente l'integrale di questa funzione, ti fai prima l'integrale di y e tu lo devi fare, questo è facile da fare, che lo devi fare su un intervallo. La x in questo caso come viene trattata? Viene trattata come se fosse un parametro costante. Io sto integrando in dy. Però attenzione che la x come parametro compare qua, ma compare anche negli estremi di integrazione. Poi, una volta che ci ho integrato sopra nella y, questa funzione che viene qua sarà una funzione che dipende solo dalla x, che x per x mi darà un certo valore, che chiamerò oggi di x. Questa funzione di una variabile te la va a integrare tra a e b, ok? E quello è il risultato dell'integrale bidimensionale. Allora, mettiamola in questo modo. Voi avevate, qua c'avevate l'insieme a bandiera. Sopra questo insieme a bandiera voi avevate il vostro, mettiamo che era una specie di torto. Una specie di pane in cassetta, quello che va. Ok? Allora, il grafico della funzione di due variabili, no, supponiamo che diciamo qua abbiamo x, y, f di x, y. Supponiamo che la nostra funzione fosse maggiore o uguale di 0. Quindi noi dobbiamo, quando andiamo a fare l'integrale di f, cosa corrisponde? Corrisponde al volume tridimensionale di quel pezzo di spazio delimitato dall'asse, dal piano xy da sotto, dal grafico della f da sopra, quindi è il volume di quella specie di pane in cassetta. Ok? Con ovviamente i bordi sotto della cassetta che non sono dritti perché sono dati da quelle, diciamo, la forma era fatta come insieme a bandiera. Ok? Però, allora, cosa succede quando io vado a integrare lungo una un segmento in dy? Sto praticamente, quando prendo l'integrale in dy per dx, se dx lo trasformo in un incremento finito delta x, sto facendo il volume della, io sto come se stessi affettando il pane a fette, sto facendo il volume della fetta, no? Io quando affetto qua a livello x sto facendo il volume di questa fetta qua. Ovviamente questa fetta qua ha un'area se io affetto e non c'è uno spessore, ma nel momento in cui dx si trasforma in delta x, quindi in un'approssimazione finita, qui c'è un piccolo spessore e quella fetta c'è un volume e c'è un peso. Allora, che cosa mi sta dicendo questa formula, anche se non la dimostriamo? Mi sta dicendo che la somma dei volumi di tutte le fette ti fa il volume della prima. Quindi l'integrale dell'area della fetta che dipende da x ti fa il volume della prima. Invece di somma e finita il volume, devo parlare di integrali chiari. Chiaro? Quindi sostanzialmente dice una quasi ovvietà, però diciamo, è importante tenere presente questa formula. Questa è la formula basilare che serve a fare tutte le forme di riduzione. Perché innanzitutto vi dice che un integrale doppio, quando è doppio si scrive comunque dx di x. Volendo si può anche scrivere dxy, cioè si indicano le due variabili come tutte insieme. Però non c'ha senso, perché siccome integrale doppio è uguale integrale iterato, allora diciamo si fa così. Ok? O si preferisce scrivere direttamente così. Però l'integrale iterato su insieme a bandiera come si scrive? Si va a scrivere insieme a bandiera. Insieme a bandiera chi è? La x varia tra a e b, mentre la y varia tra quantità che dipendono da x. Allora cosa si fa? Prima si integra nella y, no? Tra alfa di x e beta di x, e poi si integra nella x che è compresa da b. Chiaro? E quello che viene è il risultato giusto. Invece di fare l'integrale doppio, si fa. Adesso questi integrali iterati sono integrali che noi possiamo calcolare facilmente, perché sono integrali di una
curva variabile. Chiaro? Ok. Adesso come si va a generalizzare questa formula? Allora, noi abbiamo un blocco, due blocchi di variabili, x uguale a x1 xn, y uguale a y1 yn. Allora qua bisogna prendere un insieme E che è contenuto limitato, non è importante che sia, insomma deve essere limitato, limitato e integrabile secondo, diciamo misurabile secondo piano, cioè. E contenuto in Rn più n più proprietà di E. Per esempio misurabile secondo piano. Insomma, non tutti gli insiemi vanno bene, però quelli che incontrerete voi vanno sempre benissimo. Allora come si fa l'integrale? Poi avete A, un aperto che contiene E, ed F che va da A valore di N. Integrabile secondo Riemann. Vabbè. Si dice che F integrabile secondo Riemann su E, si fa l'integrale su E di F di x di x, cioè si fa l'integrale su Rn più m della funzione caratteristica di E per restare qua F di xy di x di y. Attenzione che questo qua sono non due variabili ma sono due blocchi di va. Uguale, e adesso parliamo di formula di riduzione. Per parlare di formula di riduzione, questo è meglio non cancellarlo, io devo introdurre qua due concetti. Uno è la sezione di E a livello x. Chi sono? È l'insieme degli y tali che xy appartiene a te. Allora, qua chi era la sezione di E a livello x? Era il segmento. Quindi qua, se invece di scrivere alfa di x beta di x scrivo sx di t, è la stessa cosa. Se io a livello x seziono, quindi cosa devo andare a vedere? E poi vado a vedere la proiezione su x di E, cioè l'insieme degli x tali che la sezione x di E è diversa. Allora, in questo caso chi era la proiezione su x di E? Era l'intervallo AB. Perché quando vado a sezionare qua, l'intersezione con D mi viene vuoto. Allora cosa posso dire? Che il mio integrale esteso a E di f di xy min di x di y si può rappresentare come? Si può andare a scomporre come? Con una forma di riduzione analoga all'integrale sulla proiezione x sulle variabili x di E dell'integrale su sx di E di f di xy min di x e paragone. Questa è la formula generale. Questa è la formula generale.
Questo qua non è altro che un caso particolare, perché nel caso particolare dell'insieme a bandiera la sezione a livello x è l'intervallo alfa di x per x. E la proiezione, quando vado a proiettare qua, cosa ottengo esattamente? Tutto l'intervallo. Questa è la vera forma di riduzione in generale. Naturalmente ci vuole che tutti gli insiemi in gioco siano misurabili secondo Peano e Jordan, però diciamo normalmente gli esercizi lo sono. Va tutto bene. Poi se volessimo fare cose più raffinate dovremmo fare misure di Lebesgue, dove va tutto bene, se va tutto bene si dimostra, però non lo facciamo perché se no dobbiamo avere 2 mesi a fare misure di Lebesgue e non ci abbiamo. Chiaro? Quindi questa è la forma di tutto. Ora, tenete, allora, guardate bene, nel momento che io ho scritto, allora, quella a bandiera perché ve l'ho fatta? Perché si capisce. È chiaro che se invece di integrare su tutto l'insieme t, integro su ogni strisciolina e poi faccio variare striscioline per x tra e b, ottengo l'integrale su tutto. Là si capisce. È chiaro? L'altra perché ve l'ho fatta? Perché una volta fa capita quella a bandiera si capisce pure l'altra. Perché le striscioline, diciamo gli intervallini, non sono altro che le sezioni e AB non è altro che la proiezione. Chiaro? Adesso per capirla veramente bisogna fare gli esercizi. Quindi adesso andiamo a fare tutta una serie di esercizi. Allora, però prima di fare gli esercizi voglio farvi vedere come quella generale con la proiezione della sezione, per esempio, io cosa posso fare? Prendo R3, prendiamo una bella patata in R3 e facciamo la proiezione su R2 e facciamo variare la terza come sezione. Che sto a fare? Mettiamo che voglio calcolare sempre il volume, la funzione 1. Che sto a fare? La patata la sto facendo a bastoncino, perché la sezione è un intervallino, poi quando diciamo, la proiezione varia sulla area di base proiettata della patata, quindi quando voi prendete la macchinetta e tagliate in questo modo avete tanti bastoncini, la somma delle lunghezze dei bastoncini, ogni bastoncino ha un'area fissa moltiplicata per l'area fissa di base fa il volume della patata, o no? Supponiamo invece che io la sezione la faccio così e la proiezione la faccio su R. Che sto facendo? La mia patata la sto facendo a fettine. Se la faccio su un'altra, la proiezione la faccio su un altro asse, le fettine le sto facendo parallele a un altro piano. Chiaro? Comunque, ripeto, diciamo qui posso fare tante cose maneggevoli e diverse, però per capirle bene va capito tante esercizi. Adesso cominciamo a fare l'area di un cerchio. Adesso per esercizio facciamo prima l'area di un cerchio e poi quello della sfera tridimensionale. Allora, se io voglio fare l'area di un cerchio, ovviamente la cosa più semplice che posso fare è mettermi il cerchio col centro nell'origine. Vabbè, questo raggio è un insieme a bandiera questo cerchio? Allora, x,
che è il cerchio di centro origine raggio R, è l'insieme di x, y, radice x quadro, y quadro, è minore uguale a R. È un insieme a bandiera? Io dico di sì, sia rispetto all'asse x sia rispetto all'asse y. Per esempio, posso ricavare y quadro minore o uguale di r quadro meno x quadro, quindi y compreso tra la radice meno la radice di r quadro meno x quadro e più la radice di r quadro meno x quadro. Se io ho visto x, questo è meno radice di r quadro di x quadro, questo è più radice di r quadro di x quadro, per te la medita. Ora però, la x dove può variare? Fino a quando la trovo sta sezione? Fino a quando la trovo sta sezione? Fino a quando la trovo sta sezione? Meno r. Perché vedete, se io ci metto un numero maggiore di r, qua mi viene un numero negativo sotto radice e la y non c'è. Ma anche la stessa cosa ci metto un numero minore di r. Quindi questa è la mia definizione di del mio insieme a bandiera. La x è compresa tra meno r e r. Allora io cosa devo fare? Devo fare l'integrale tra meno r ed r dell'integrale tra meno r radice di r quadro meno x quadro e più la radice di r quadro meno x quadro di 1 in de y, 1 perché sto voglio calcolare l'area, quindi se voglio calcolare l'area la funzione che ci devo mettere sopra è 1, l'area dell'insieme, l'integrale di 1 sopra l'insieme, e questo deve essere calcolato prima in de y e poi dei x. Quindi cosa devo fare? Devo fare l'integrale diciamo 4 volte per questione di simmetria, integrale da 0 ad r di la radice di r quadro meno x quadro in dei x. Perché? Questo è 1 scusate, non c'è la x qua, 1 in dei y. Integrale di 1 in dei y è la lunghezza dell'intervallo, quindi è 2 volte questa radice. Poi siccome questa è una funzione pari, ho integrato da meno r, ho integrato da 0 r moltiplicato per 2, 2 per 2 fa 4, quindi devo fare l'integrale da 0 ad r della radice di r quadro meno x quadro e poi moltiplicare tutto per 4. Allora, questo è un integrale noto, come si fa questo integrale? Lo scriviamo qua. Devo fare l'integrale 4 volte l'integrale da 0 ad r della radice di r quadro meno x quadro in dx. Allora io pongo x uguale r seno di t. Allora, affinché x vari da 0 ad r, t deve variare tra 0 e y mezzo, o no? Perché quando t vale 0, seno di t vale 0, r per 0 fa 0, quando t vale pi greco mezzo, seno di pi greco mezzo fa 1, r per 1 fa r, e in quell'intervallo la funzione è monotona. Quindi cosa mi viene qua? Viene 4 volte integrale, allora diciamo tra 1 e 0, perché quando x è, quando t è uguale a 1, no? R è uguale a 0 e quando t è uguale a 0 r è uguale a r, okay? E poi cosa devo fare? Chi è la radice di scusate, tra pi greco mezzo, no, tra 1 e 0, quando t uguale a pi greco mezzo qua viene 1, qua viene r, r quadro viene r quadro. Poi qua cosa devo scrivere? Devo scrivere la radice di r quadro per 1 meno sen quadro t
questa qua è la radice di r quadro coseno quadro t, che è uguale a r coseno di t. Uno dovrebbe dire veramente r coseno di t ce lo puoi avere col più, ce lo puoi avere col meno, no? Perché quando si stacca la radice quasi non, diciamo, vanno bene tutte e due le soluzioni. Però ricordiamoci che siamo da 0 a pi greco mezzi, da 0 a pi greco mezzi il coseno è positivo. Siccome questa radice qua è aritmetica, quando c'è scritto radice bassa si intende la radice positiva, quindi qua ci devo scrivere r per coseno di t. Qua ci va dx, ma chi è dx? Dx è uguale a r coseno di t e t, ok? Ok, quindi qua mi viene r quadro per coseno quadro di t dt. Allora vediamo dove mi sono perso il segno. Allora, ho fatto un errore di segno da qualche parte, vediamo dove l'abbiamo fatto. Allora, questa è una funzione chiaramente positiva, io posso integrare tra 0 e t. Quando t è uguale a pi greco mezzi, qua mi viene 0. E quando t è uguale a 0, qua mi viene r. E quindi questo è giusto. Poi dx r comunque, intanto a parte il segno, qua deve essere tra 0 e pi greco mezzi, poi vediamo un attimo dove abbiamo fatto l'errore di segno. Abbiamo fatto, perché ovviamente l'integrale era positivo, quindi deve rimanere positivo dopo il cambio di segno. L'integrale di coseno quadro tra 0 e pi greco mezzi potete anche calcolarlo, ma comunque è uguale all'integrale di seno quadro, quindi la somma fa pi greco mezzi, quindi ciascuno dei due fa pi greco quadro. Quindi qua mi viene 4 r quadro per pi greco quadro, quindi alla fine si viene pi greco quadro. Quindi l'integrale del cerchio di raggio R è uguale, diciamo, la, scusate, l'area del cerchio di raggio R fa pi greco quadro il raggio quadro. Ok? Va bene. Qua sbaglio. No. Se x è uguale a r coseno di t, dx è r coseno di t. Vabbè, da qualche parte ho fatto l'errore di segno, adesso sono un po' stanco, non lo trovo. Provatelo voi per esercizio. Viene pi greca qua. Non voglio perdere tempo. Voglio vedere come questo ci aiuta a fare diciamo, il volume della sfera tridimensionale. Allora, il volume di una palla tridimensionale di raggio R come fa? Allora, la palla la centrate nell'origine, ok? Adesso
Nel momento in cui la centrate nell'origine, come si descrive la vostra pau? B0R è l'insieme degli x, y, z, tali che x quadro, y quadro, più z quadro è meno uguale a f. Siamo in R3. Palla centrale nell'origine significa la distanza dall'origine non deve superare R. La distanza è la radice quadrata di questo, deve essere compresa tra 0 e R, quindi il quadrato di questa roba qui, cioè x quadro più y quadro più z quadro, deve essere compreso tra 0 ed R quadro. Ora, come posso fare la misura tridimensionale di B0R? Questa è la sfera, se volete, chiusa, che ci ho messo fino a qua. Ma ho chiuso o aperta, il volume sembra lo stesso. Questo è l'integrale della funzione caratteristica di B0R per in dx, dy, dz su tutte le linee. Che vuol dire? O se preferite l'integrale su B0R di 1 in dx, dy, dz su tutte le linee. Allora, cosa devo fare? Adesso io faccio la sezione a livello z. Quando vado a fare la sezione a livello z, cosa trovo? Con un piano parallelo al piano xy. Secondo voi cosa troverò? Quando io affetto orizzontalmente, troverò un cerchio, no? Questo, il raggio di questo cerchio quant'è? Allora, se ci fate caso, il raggio di questo cerchio è esattamente R quadro, radice di R quadro meno Z quadro. Vediamo un po'. Sì. Perché? Questo è Z. Questo è R. Allora, per il teorema di Pitagora, il raggio di questo cerchio è radice di R quadro meno Z quadro. Ok? E dove la trovo questa sezione? La trovo quando io affetto a livello meno z fino a quando arrivo a livello più z, a livello meno r e a livello più r, scusate. Perché se z scende al di sotto di meno r non trovo più niente. Quindi cosa sto facendo? Sto facendo l'integrale sulla proiezione sull'asse z di B0R in dz dell'integrale su R2, che è la misura due-dimensionale della sezione a livello z di B0R. Questo sto facendo. Okay? La funzione qua era 1 su tutto B0R, il che sto applicando questa forma qua. La proiezione della mia sfera sull'asse z va da meno r fino ad r, perché oltre quei valori io non trovo sezioni, la sezione è vuota. Ma quando z va da meno r fino a r trovo una sezione, questa qua, abbiamo detto chi è? È il cerchio di centro origine di raggio radice di R quadro meno Z quadro. Quindi, andando da questa parte, cosa posso scrivere? Posso scrivere che la misura tridimensionale della mia sfera, aperto, chiuso, grande, uguale, è uguale a l'integrale tra meno r ed r. Ora qua devo andare a calcolare l'integrale di 1 su questa sezione, cioè in quest'area. Ma com'è? L'area di un cerchio l'ho già calcolata. Come si calcola? È pi greco volte il raggio quadrato. Quindi qua devo scrivere pi greco volte r quadro meno z quadro. Quindi questo è 2 pi greco volte
siccome questa funzione è pari integrale da 0 a r, r quadro meno z quadro. Quindi è 0. Ok. Allora questo qua fa 2π greco, l'integrale, questa è una costante, r quadro integrale da 0 a r fa r cubo, meno l'integrale, la primitiva di 0 a r quando fa? 0 cubo terzi. Valutata in r fa r cubo terzi, valutata in 0 fa 0, quindi non ce lo scrivo. E quindi qua mi viene 2π greco per 2 terzi r cubo, mi fa 4π greco terzi. Esatto, il volume della sfera qual è? 4 terzi pi greco, cosa che sapete dalle superiori, o dovreste sapere dalle superiori, perché se non lo sapete è grave. Ma c'era una poesiola, si usava 50 anni fa, solda a testa uno scudo di colomba, cioè, alla fine non c'è, il volume della sfera qual è? 4 terzi pi greco, tutta la preparazione del giorno. Ok? Oh, però voi come lo dimostravate che il volume della sfera era 4 terzi pi greco r cubo? Se vi ricordate, dimostravate che il volume della sfera era equivalente al volume di una scodella che era equivalente al volume di un cono di altezza. Allora, cioè, voi facevate questa scusate, provate che il volume della, diciamo, della scodella, prendevate il cilindro, ci toglievate mezza sfera. Allora, quando andate a affettare questo cilindro, ottenete, a un'altezza 0, ottenete un corona circolare. Allora, andate a fare la corona circolare altezza per altezza, voi prendevate il cono con la stessa, con lo stesso cerchio di base, vedevate che a ogni altezza la sezione del cono e la sezione della scodella avevano la stessa area. Allora quelli avevano lo stesso volume, per il principio di Cavalieri il volume era, diciamo, il volume di mezzo cilindro, diciamo, di quel cilindro meno mezza sfera. Si faceva la differenza e si trovava che il volume di tutta, diciamo, della mezza sfera era 2 terzi più che quello, perché il volume del cilindro era pi greco r cubo, perché era pi greco r quadro area di base per r altezza, il volume del cono era pi greco r quadro area di base per altezza diviso 3, la differenza era 2 terzi pi greco r cubo e quella era mezza sfera, moltiplicate per 2 e ottenevate, che era un modo intelligente, ma si basa esattamente sullo stesso principio, perché se io affetto a livello 0 e due solidi, anche se mi danno sezioni diverse, mi danno sezioni che hanno la stessa area, significherà che la funzione integranda, che, diciamo, se devo calcolare il volume di quei due solidi, la sezione mi darà sempre, le due sezioni mi daranno sempre la stessa area e quindi mi daranno la stessa funzione integrante e quindi mi daranno lo stesso volume. No? Cioè, Cavalieri mi dice che se questa corona circolare ha la stessa area che questo cerchio, a ogni altezza, la scodella, cioè il cilindro meno la mezza sfera, ha lo stesso volume di quel cono. Cavalieri, è chiaro, voi pensate a un mazzo di carte. Un mazzo di carte più o meno un parallelepipedo, no? Okay. Quando fate scorrere le carte, la superficie cambia del solido. Che vedete che è lungo, diciamo, ma il volume non cambia. Se il mazzo di carte lo fate scorrere un po' o non lo fate scorrere, il volume è sempre lo stesso, perché ogni carta ha un volume e il volume del mazzo di carte è la somma dei volumi delle singole carte, cioè, quando le fate scorrere non cambia nulla. Ok? E quello infatti vi dice che a ogni altezza voi andate a sezionare e ottenete la carta, la sezione non ha cambiato aria, quindi il volume è più o meno, diciamo, il principio di Bonaventura Cavalieri, diciamo, è coerente con queste forme di riduzione che abbiamo visto. Quindi già questi due esercizi ci dicono che, diciamo, siamo stati in grado
di calcolare il, sia l'area del cerchio di raggio R sia il volume del, della sfera, diciamo della palla di raggio R. Ok? Ovviamente se voglio calcolare, se voglio calcolare, facciamone un altro e basta, facciamo il volume del cono. Allora, qui abbiamo l'area di base è un cerchio di, diciamo, la base è un cerchio di raggio R e l'altezza invece la chiamiamo A. Allora, noi cosa facciamo? Come vogliamo calcolare il volume del cono? Vogliamo sezionare a livello Z. Se io seziono a livello Z, quindi se questo qua è uguale a Z, Z è, scusate, questo è uguale a 0, e questo raggio qua quant'è? Devo fare la proporzione. Allora, questo è Z, questo è H meno Z, questo è Z e questo è H, è lungo H meno Z. Quindi il raggio di questo cerchio, la sezione a livello Z del mio cono è un cerchio nelle due variabili che rimangono, cioè nella variabile x, no? Di centro un'origine e di raggio quanto? Io devo fare questo sta h come questo sta r, cioè h meno z fratto h per r. Allora vedete, se z è uguale a 0 mi viene il cerchio di raggio R, se z è uguale a R mi viene il cerchio di, mi viene un punto, eppure si trova, e tra 0 ed R il raggio scende linea mezza. Quindi io cosa devo fare? Devo fare l'integrale tra 0 ed R, cioè sulla proiezione, ma le sezioni le trovo solo quando, R, quando z varia tra 0 ed R, di che cosa? Della misura due dimensionale di SZ del cono. Ma la misura due dimensionale non è altro che in dz. Quindi qua mi viene pi greco per l'integrale da 0 ad R. Qua devo fare h meno z fratto h al quadrato per R quadro in dz. Ok? Lo vedete? E mi viene r quadro è una costante, h quadro è una costante, e qua mi viene pi greco r quadro su h quadro, e qua devo fare l'integrale tra 0 ed r di h meno z al quadrato di z, se, tra 0 ed h, scusate, perché la sezione la trovo fino a che z è uguale ad h, tra 0 ed h. Ma quando vado a fare questo integrale, ho fatto l'integrale di z quadro di h meno z quadrato è la stessa cosa. L'integrale di z quadro è h cubo terzi, quindi qua mi viene, questo era h quadro, viene pi greco r quadro su h quadro per h cubo terzi, qua si sente che è una h, quindi qua mi viene pi greco r quadro h terzi, quindi il volume del cono mi viene l'area di base che è l'altezza di z. Come vedete, funziona perfettamente. Chiaro? Ora, io capisco che le formule non si digeriscano proprio di primo acchito, però se te le riguardi, ti metti oggi pomeriggio, te le riguardi e ti rifai questi esercizi, poi magari cominci a fare il tronco di cono, poi magari cominci a fare la piramide, esercizi anche non troppo complicati, effettivamente vedi che funziona e sai come devi fare. Per esempio chi di voi ha perso tempo a impararsi le formule per il volume
o la superficie del tronco di piramide o del tronco di cono. Pazzo furioso, perché tu prendi, per esempio, prendiamo il volume che è più facile, prendi il cono, ci togli il conetto sopra, c'hai i due, le altezze dei due coni, perché fai la proporzione facilmente, fa la differenza, hai voluto la differenza di un altro conetto. Fine. Allora, per esempio, se io qua tagliassi ad H mezzi, quant'è il volume del tronco di cono che sta di sopra? Beh, quello che sta di sopra è un ottavo, perché? Perché la proporzione R si divide per 2, H si divide per 2, siccome qua c'è R4H diventa un ottavo, quello di sotto è 7 ottavo, se divido a metà l'altezza. Se divido a metà l'altezza del cono di partenza, un ottavo è il volume di quello di sopra e 7 ottavo è il volume del tronco di cono di sopra. Se divido a un terzo, un 27esimo è quello di sopra, 26-27esimo è quello di sopra. In generale scrivo dove arrivo e mi scrivo la forma, però non ci vuole niente a scriverlo se mi faccio la differenza. Nel caso della superficie è più complicato, perché ovviamente quando io vado a togliere un pezzo, non, diciamo, alcuni pezzi di superficie si tolgono, invece altri pezzi di superficie compaiono. Quando io vado a tagliare un cono per fare un tronco di cono, chiaramente la superficie laterale si divide, diciamo, si ripartisce tra il tronco di cono e il cono, però dove vado a tagliare appaiono due superfici, perché la base superiore del tronco di cono è uguale alla base di sotto del cono che sta di sopra, quindi devo stare più attento. Però a parte questo, i concetti sono esattamente simili, però diciamo l'area di una superficie noi non l'abbiamo fatta, la vedremo tra una decina. Chiaro? Ok, allora facciamo un piccolo riepilogo, visto che stiamo, ci manca un minuto. Allora, che abbiamo visto oggi? Oggi abbiamo visto due cose. Prima abbiamo visto lo jacobiano della funzione composta. Come si fa lo jacobiano della funzione composta? Con la regola della catena, così come si fa la derivata della funzione composta in una variabile. Soltanto che si fa la matrice jacobiana, lo jacobiano di g composto f di x con 0 è lo jacobiano di g calcolato in f di x con 0 per lo jacobiano di f calcolato in x con 0. Se ti scrivi tutte le dimensioni delle matrici funziona tutto. Attenzione che l'ipotesi non è che le matrici abbiano le derivate, cioè che le funzioni abbiano le derivate, cioè la matrice jacobiana, ma che le funzioni siano differenziabili, perché se non sono differenziabili il tutto non funziona, ok? Quindi in realtà il teorema riguarda il differenziale della funzione composta, però praticamente quello che tu vai a calcolare è la matrice jacobiana della funzione composta, e questo ci servirà poi più là, perché ci servirà in alcune formule che dovremo dare sugli integrali, per esempio quando andiamo a cambiare variabile nell'integrale multiple e altre cose. Poi abbiamo cominciato a parlare di integrali doppie e triple. Per fare gli integrali doppie e triple, allora qua non cambia nulla rispetto a non cambia quasi nulla rispetto alla teoria unidimensionale. Quello che cambia è che gli intervalli sono diversi. Gli intervalli sono diversi e la misura naturale è diversa, cioè la misura degli intervalli in R è la lunghezza, la misura degli intervalli in R2 è l'area, che si fa il prodotto delle lunghezze dei lati, e la misura degli intervalli in R3 è il volume, che è sempre il prodotto delle lunghezze dei lati. Quindi il caso N uguale a 1 è un caso molto particolare. Una volta che sai fare la misura degli intervalli, la misura naturale è la misura in N, di dimensione N, quindi la misura naturale in R2 è l'area, la misura naturale in R3 è il volume, la misura naturale in R è la lunghezza. Una volta fatto questo, possiamo fare anche la misura dei pluriintervalli, a patto che gli intervalli siano tutti disgiunti. Per quanto riguarda gli integrali, bisogna fare se una funzione è definita su un pluriintervallo, bisogna fare somma di lambda j per la misura n dimensionale dell'intervallo di lambda j. Quando faccio l'integrale di una funzione, gli intervalli non devono essere per forza pluri. Se però devo fare una funzione integrabile secondo Riemann, devo fare il solito discorso di approssimazione dal basso e dall'alto con le funzioni semplici, con le funzioni a scalini per meglio dire. Ok? E queste due approssimazioni devono coincidere. Questo mi dà una certa serie di proprietà, mi dice che l'integrale più o meno ha le stesse proprietà che c'aveva in R, ma non mi dà indicazioni pratiche per il calcolo dell'integrale. La vera indicazione pratica per il calcolo dell'integrale è che l'integrale doppio coincide con l'integrale interale. Abbiamo dato le formule di riduzione prima per l'insieme normale e poi in generale
per un insieme affettandolo, diciamo, che ha una proiezione su un gruppo di variabili, e che diciamo, si deve fare prima l'integrale sulla sezione, su, diciamo, per quel gruppo di variabili fissato nell'altro gruppo di variabili, e poi si deve andare a integrare la funzione che si ottiene sulla proiezione. Naturalmente tutto va bene, tutto funziona bene quando gli insiemi sono limitati. La funzione integrabile secondo Riemann è anche limitata, quindi in quel caso tutto funziona bene. Se parliamo di integrali generalizzati, cioè la funzione non è limitata, l'insieme non è limitato, allora escono fuori i problemi. Può succedere che diciamo, l'integrale iterato esiste e faccia 0 invece di integrale doppio e più, perché ci possono essere, cioè non esiste nel senso che quando ci andiamo a mettere il valore assoluto, però questi sono problemi che noi non andremo a toccare per nulla, perché ci porterebbero via troppo tempo. Diciamo che tutto va bene per gli integrali standard su insieme, diciamo, di Riemann su insieme limitati. Se l'insieme non è limitato o la funzione non è limitata, ci possono essere dei problemi. I problemi non sono mai, possono anche essere che un integrale iterato in un senso fa 1, un integrale iterato in un altro senso fa. Allora, quando voi avete due variabili, no? Cosa potete fare? Integrate prima di x, poi di y, oppure potete integrare prima di y e poi di x. Allora, ci sono dei casi in cui i due integrali iterati fanno, per esempio, uno fa 1 e l'altro fa meno 1. Che si può dire dell'integrale doppio? Che non esiste. E se esistesse, dovrebbe essere uguale. Quindi l'integrale doppio, non, diciamo, la parte positiva fa integrare più infinito, la parte negativa fa integrare meno infinito. Altrimenti, se fossero finiti entrambi, allora dovrebbe essere uguale integrale iterati, allora quelli non potrebbero fare da una parte 1 e da una parte 2. Chiaro? Ci sono effetti strani di cancellazione che possono capitare, però, diciamo, con tutta la buona volontà non abbiamo il tempo di fare questo. Però sappiate che quando la funzione non è limitata o l'insieme non è limitato, statevi attenti a fare l'integrale iterato. Dovete prima sapere che l'integrale della vostra funzione in valore assoluto è finito. Se l'integrale della vostra funzione in valore assoluto è finito, allora potete fare tutti gli integrali iterati che volete. Se no, state attenti, perché effettivamente il risultato vi viene, ma magari vi viene sbagliato, nel senso che vi viene un valore e invece la funzione non è integrata. Ma questo riguarda, ripeto, solo le funzioni integrali, diciamo così, in senso generalizzato, non gli integrali di funzioni limitate su insieme limitate. Questo non c'è problema. Chiaro? E vabbè, questo è. Quindi adesso dobbiamo fare. Naturalmente noi abbiamo iniziato con integrali molto semplici, la funzione da integrare è la funzione 1, quindi stavamo a calcolare area e volume. Ok? Però sai, quando devi calcolare un volume è già un integrale doppio praticamente. No? Noi tramite la forma di riduzione l'abbiamo, invece di fare l'integrale doppio, l'abbiamo ricondotto direttamente a un integrale unidimensionale, utilizzando intelligentemente la forma di riduzione. Se avessimo fatto la proiezione su piano xy invece che sull'asse z, ovviamente provate a fare l'integrale della sfera applicando la formula di riduzione al contrario, cioè proiettate sul piano xy, no? E la proiezione è il centro di raggio R, andate a vedere qual è la sezione per ogni xy, ve lo scrivete, insomma lo fa, alla fine avete sempre fatto del y R3. Se lo fate, vedete che il risultato è lo stesso. Va bene?